Il virus, in fondo, è servito a questo, è servito a realizzare un grande religioso riallineamento dei poteri sotto la medesima insegna. La Chiesa, la politica, i partiti, i sindacati, i media, la sanità, l'accademia muovono tutti all'unisono una formidabile macchina da guerra che è pronta a schiacciare chi non si presti a salire a bordo. Tutte queste istituzioni si sentono in dovere di accompagnare l'azione anche con una pubblica professione di fede, aunche di grottesco la genuflessione del capo della conferenza dei rettori universitari che dice l'università è al fianco del governo. Che vuol dire che il tempio della ricerca, della speculazione, del libero pensiero, per bocca di chi lo rappresenta, abdica allo spirito con cui è nato e del quale peraltro porta il nome in peritura memoria. Dicevamo appunto di teatro dell'assurdo. Ma torniamo alla nostra tabella di marcia. Nel 2020, con l'avvento dell'emergenza sanitaria, l'UNESCO, che sappiamo essere il braccio operativo dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, annuncia l'avvio dell'esperimento di più vasta scala nella storia dell'istruzione. Proprio così. Del resto siamo nell'era degli esperimenti di massa e la scuola è un magnifico banco di prova. Quindi la cavia è l'alunno, ridotto a materiale di laboratorio, al terminale, isolato dai coetanei e dal resto del mondo e reso ostaggio fisso del dispositivo che gli è fornito in dotazione, che è pensato per essere una protesi permanente destinata a prendere il sopravvento su di lui, prima profilandolo e poi telepilotandolo. Bene, diciamo subito che l'esperimento è riuscito. L'esito, almeno il parziale, ce lo abbiamo e ce lo forniscono i dati che sono rilanciati senza vergogna dagli stessi giornaletti mainstream, come se fosse un fenomeno imprevisto insieme ineluttabile. Titolano «I ragazzi come i reduci di guerra». I primi a dare l'allarme sono stati i neuropsichiatri del Bambin Gesù, poi l'equipe del Gaslini, l'Istituto Neurologico Modino di Pavia e tutti gli altri. È un coro. L'80% degli adolescenti manifesta sintomi riconducibili a un disturbo post-traumatico da stress, proprio come i reduci del Vietnam. Quindi reparti di neuropsichiatria intasati, impennata di suicidi tentati e consumati. Negli Stati Uniti si parla di un tasso di suicidi infantili cresciuto del 1000% nell'ultimo biennio. Solo a Milano 3 suicidi di adolescenti il primo giorno di scuola, è una strage. Beh, questi non sono altro che gli effetti previsti e voluti, quindi tecnicamente dolosi, del cocktail tossico preparato nel laboratorio di ingegneria sociale allestito in tempo di pandemia. È lo stesso laboratorio che, dopo aver esasperata, sfiancata, massacrata una generazione intera, rapinandole la vita e ogni libertà, nella fase 2 la blandisce sventolandole davanti al naso il maltolto, almeno una parodia del maltolto, per consumare il ricatto finale. Cioè io ti restituisco qualche brandello di vita a condizione che tu offra sacrifici graditi al Comitato di Salute Pubblica in onore al Moloch della scienza. Cioè quella controfigura della scienza che, proprio come l'università, che ne dovrebbe essere l'incubatore e la fucina, è sempre al fianco del governo. Insomma, ti allungo un po' il guinzaglio, ma solo se rinnovi periodicamente il marchio di Stato e se porti sempre con te il talismano, cioè la tessera del partito unico del tempo, che è un tempo indefinito di emergenza sanitaria, che però non è un certificato di buona salute o di non contagiosità, no. Attesta semplicemente che sei un bravo cittadino, obbediente, civicamente educato secondo l'agenda, pronto ad assecondare l'estro della cosiddetta autorità, qualsiasi cosa questa esiga, uno disposto a vivere, insomma, viva chiara e sotto controllo permanente, capace di autodisciplinarsi a suon di crediti ed abiti sociali, fino ad acquisire un automatismo quasi pavloviano, fino a essere un automa, insomma. Ed è proprio...
Ed è proprio un allenamento strisciante alla sottomissione acritica il compito principale che si è intestata la scuola, e lo ha perseguito pian piano attraverso molteplici strumenti in apparenza innocui, persino edificanti. Pensiamo al diluvio di pseudoeducazioni che imperversano in orario curricolare, e quindi peraltro distraendo tanto tempo e tante energie agli insegnamenti fondamentali. Tutti strumenti pensati per omologare, per dissolvendole nel gruppo, che è una nuova entità ipostatizzata, questo gruppo, le differenze di pensiero e di temperamento, per appiattire i talenti, per spegnere la creatività, per azzerare le complessità, per deprimere il ragionamento e bandire ogni dissenso. Perché l'irenismo coatto, altrimenti detto anche resilienza, serve a esonerare dalla speculazione, dal confronto dialettico, e serve a spegnere a priori la capacità di sostenere un conflitto e quindi l'attitudine al combattimento. D'altra parte, sotto gli arcobaleni mica si combatte, si suona e si canta. Questo allenamento nell'ultimo anno e mezzo si è intensificato in modo parossistico, l'abbiamo visto tutti, sono stati introdotti esercizi estremi, potremmo dire. Pensiamo ai rituali grotteschi che gli scolari sono costretti a inscenare come tante scimmiette ammaestrate. E c'è pure il premio finale per la ligia esecuzione di questi esercizi, perché la loro valutazione finisce nel voto in condotta e nel voto in educazione civica. E per favorire il buon rendimento del gruppo vale anche il mutuo soccorso, che viene esercitato come? Beh, a mezzo dell'azione, che è promossa a nuova virtù civica. Il sicofante, che noi abbiamo conosciuto come prototipo del personaggio spregevole nella letteratura classica, beh, nella nuova catechesi scolastica si è trasformato in un modello. Che orrore! A contorno di tutto questo, per disumanizzare anche iconicamente la scuola e con la scuola la vita, sono stati cancellati i volti, le espressioni, sono stati inibiti il contatto, il respiro, il sorriso, l'abbraccio, per interiorizzare meglio la propria parte in commedia, che è la parte del robot. È evidente che questi esercizi di obbedienza cieca, ritmati e ripetuti, finiscono per cementare demenziali automatismi, per inculcare l'ipocondria, la diffidenza verso i propri simili, per indurre all'autoisolamento, un intimo condizionamento potenziato dalla privazione naturale, privazione protratta di tutti gli spazi, i tempi, le modalità naturali che sono legati indissolubilmente ai bisogni vitali di individui in crescita. Ebbene, il deserto sensoriale e l'annientamento psicofisico sono stati il presupposto ideale per completare il piano di conquista di una generazione intera. La cattività protratta, con tutta la sofferenza che ne è scaturita per tutti i giovani e di tutte le fasce di età, è stata il trampolino di lancio per la soluzione finale, quella che attraverso i noti raggiri comunicativi ha indotto i nostri ragazzi ad assumere di slancio il ruolo di cavi e inconsapevoli in una surreale quanto agghiacciante transumanza. Messi in carcere per un anno e mezzo o due, sono diventati delle molle, hanno perso la capacità di guardare alla propria vita in prospettiva e pur di riconquistare una fettina, che poi un pallido simulacro e per giunta anche a scadenza, sono pronti a tutto. Le istituzioni dal canto loro erano già pronte a passare all'incasso, estorcendo la firma del pactum sceleris. Sfruttano la naturale sete di vivere dei più giovani, li sacrificano, perché è questo ciò che sta accadendo, nel nome di un presunto interesse della collettività, così che nel pacchetto viene inclusa anche una medaglia morale, che poi sia una patacca non importa a nessuno. Si tratta di un negozio in frode alla legge, che fa mercimonio di un oggetto sacro, che sfrutta la condizione di minorata difesa del contraente debole, che manca dell'elemento essenziale della volontà, che non è né libera né informata, ma è coartata con inaudita violenza. E la preminenza della salute collettiva è il totem con sembianze mostruose eretto sulle ceneri di una civiltà che aveva fatto della difesa dell'infanzia, delle nuove generazioni e più in generale della dignità di qualunque essere umano la sua bandiera. E d'altra parte il progressismo scientista e positivista percorso dal sacro fuoco ecologista
è quello che è sì disposto a riconoscere la dignità morale della zanzara, ma non si fa alcuno scrupolo a profanare con disinvoltura la dignità umana, che pure è ostentata da decenni, evidentemente ad pompam, in tutte le carte interne sovranazionali dei diritti.